Alberto Scagni, l'uomo che ha ucciso la sorella Alice il 1 maggio 2022 a Genova, è stato massacrato di botte da due detenuti nella cella del carcere di Sanremo, nella sezione detenuti protetti. L'uomo stava scontando la condanna a 24 anni e 6 mesi come stabilito nella sentenza dello scorso 29 settembre. Secondo quanto denunciato dai sindacati della polizia penitenziaria, SAPE e UILPA, Scagni è stato sequestrato e picchiato brutalmente. L'uomo era in una cella insieme ad un altro detenuto che è stato tenuto sotto minaccia e chiuso in bagno. L'intenzione dei suoi aggressori, sempre secondo la versione dei sindacati, sarebbe stata quella di ucciderlo. I due, peraltro, pare si fossero ubriacati utilizzando alcol ottenuto con la macerazione della frutta. Il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l'intervento con l'utilizzo della forza e Scagni è stato salvato. Uno degli agenti sarebbe anche rimasto ferito. I due detenuti sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona. Scagni, che era già stato picchiato in carcere a Genova Marassi lo scorso ottobre dal compagno di cella, è stato trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietraligure in condizioni critiche, con contusione e ferite da taglio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto è successo ad Alberto è arrivato anche il commento della mamma Antonella Zarri. Lo Stato ha fatto in modo che Alice morisse e finirà per restituirci un cadavere anche con Alberto, ha detto la donna all'ADN Cronos, aggiungendo: ci aspettiamo una nuova aggressione a nostro figlio, lo temiamo e sappiamo che questo accontenterà la pancia di molte persone, perché ormai in Italia più che la giustizia ci si aspetta la vendetta. Anche se Alberto è ostaggio dello Stato, noi abbiamo ancora il coraggio di andare avanti e ribadire la verità. Lo Stato ci ha abbandonato nella figura delle istituzioni di salute mentale e delle forze di polizia, secondo noi in modo plateale. È uno schiaffo questo abbandono dello Stato incomprensibile. E parlo dell'omicidio di Alice. Quante telefonate di minacce di morte registrate, quante richieste di aiuto. E lo Stato non ha fatto in modo che Alice non morisse.